Ecco, si riparte per questo secondo tempo di questa finale che è condotta 2-1 dal A-Team. Vediamo un lancio mal riuscito da parte dei Lions. Beh, vediamo qui, si giocano già sui lanci lunghi. Attenzione, Quadrelli ci prova, il fattore Quadrelli prova in... ma non va, diciamo, fattore Quadrelli, uno dei fattori spinta di questa finale. Nel frattempo c'è un angolo, c'è stata forse una deviazione, batte, c'è un batte e ribatte generale qui con Quadrelli che imposta davvero, Quadrelli Nick diciamo. E poi Vitaloni prova la botta, Vitaloni da vera boa, da vera stazza, con la sua, il suo peso, la sua sostanza. Da tempo Ale Quadro ci prova, diciamo, vediamoli Ale e Nick per non confondersi. Vediamo Ale che ci prova, sta chiamando lo schema. Attenzione Nick, posta questo fattore di imprevedibilità tattica, tecnico-tattica. Vediamo si muovono anche là davanti Vitaloni e Gozzani. Attenzione, ci provano con queste serpentine, sono compatti però. Attenzione, Gozzani solo, purtroppo manca di cinismo Gozzani. Questa palla sforzata, Gatti è bravo a restare immobile fino all'ultimo. Si fa sentire un po' il tifo, vediamo. Da tempo c'è l'impostazione, il gioco, diciamo che se posso fare un'osservazione, un gioco quadrato quello dei The Lions, quadrato. Attenzione, qui però ci prova e ottima lettura da parte di Gatti, davvero ha visto la sua squadra lunga ed è scattato, davvero centometrista. E intanto qui il signor dell'amico segna il fallo degli A-Team, in quanto comunque Lions stanno mettendo grande decisione nel pressing nei confronti di Quadrelli. Attenzione, nel frattempo Vitaloni ci prova ed è murato. Da tempo Ristori chiama i suoi. Manca gol, gioca più arretrato verso il macedone Caneschi, che si gira, cercava forse l'inserimento del numero 6 Lenzetti. Qui era una grande idea, aveva preso alle spalle Quadrelli Alessandro. Sì, ma un ottimo schema, vediamo come Caneschi difende palla, si gira, scarica. Vediamo il pressing qua di Caneschi contro la tecnica di Quadrelli. Vediamo un'azione interessante, vediamo, e perde palla, forse il cesso, Vitaloni lo aveva chiamato. Qui si lamenta Quadrelli, ma c'è un, diciamo che Quadrelli è forse acerbo, vediamo un errore forse in quanto acerbo, vediamo che i compagni lo stanno già indirizzando, vediamo Vitaloni che lo indirizza e qui vediamo manca a terra, vediamo una punizione importante, beh, sicuramente, vediamo insomma. Importanti questi episodi per i Lions per riportare la partita. Sicuramente quando sei sotto un episodio può essere decisivo in qualsiasi maniera, ma se sei sotto pesa molto di più un episodio a tuo favore, il peso e la sostanza aumentano. Frattempo Gozzani in barriera insieme a Vitaloni, Ristori attaccato a loro, vediamo una traversa, la traversa trema, sembrava quella del Matusa sui tiri di Cragol. Ora Quadrelli ci prova, qui le pinete che diventa il Matusa, scusate. Da tempo Gozzani ci prova, questi spunti, mentre Quadrelli sembra ispirato come il Beckham del Dallara, diciamo. Attenzione, vediamo Ricci che imposta verso il macedone Caneschi, che ricorda un po' Kvrzic nelle sue giocate e non solo nella provenienza, diciamo, con un giocatore un po' allo spunto dei grandi, Savicevic. Mentre incredibile Quadrelli, ma anche qui non è stato seguito, come sottolineiamo,
non è stato inseguito, sarebbe bastato appoggiarla su un tiro angolato di Quadrelli sul quale Gatti non poteva fare nulla. Ci vuole più attenzione e marcatura su questo giocatore, attenzione. E forse anche qualcuno che riesca a tenere il suo passo a livello di scatto, di sprint. Sicuramente sì, va tenuto un giocatore così rapido e funambolico, va tenuto, che dire. Tempo Kaneski ci prova ancora, Ainur Kaneski, non va, il numero 8, il giocatore internazionale. Il tempo qui dell'amico si diletta, il tempo in questi attimi così vediamo un arbitro che si diletta nelle sue abilità calcistiche. E qui un brutto pallone, ancora Quadrelli recupera dopo aver perso un brutto pallone. Quadrelli, uno slalom speciale all'Alberto Tomba, si lamenta di un fallo ma è troppo solista nonostante questi slalom che ricordano il grande sciatore Alberto Tomba. Pregi e difetti di questo ragazzo. Sicuramente acerbo tatticamente ma devastante in fase di possesso palla, davvero uno scatto, una classe, una tecnica, sembra proprio il primo Messi, quando debuttò nel 2004 col Barcellona, ricorda un po'. Beh, nel frattempo sbaglia qui il numero 11 ed entra Deda, l'imprevedibile Deda al posto di Kaneski. Questo può essere un momento importante in termini di pericolosità offensiva. La fa sua. Quadrelli la smorza e qui Gozzani deve crederci, il numero 9 Gozzani dovrebbe crederci sicuramente. Invece qui sembra poco entrato in partita il numero 9 dell'A-Team. Qui sarà importante, molto importante, la capacità di proteggere palla di questo giocatore Deda Hardit. Sì, e sarà importante che comunque si inseriscano molto i laterali. Sì. Sfruttando i suoi appoggi. Ovviamente deve essere corale il gioco, non può essere singolo. Cioè i singoli si devono mettere in un coro e questo coro deve girare al meglio. Cioè Deda l'imprevedibile, chiuso dalla roccia Vitaloni, vero, vera boa, diciamo. Un tempolaccio per Manca, tocco sopraffino, ma prova una giocata fine a se stesso. Nel frattempo Quadrelli forse poteva provare lo stop, era solo tentato l'Eurogone. Nel frattempo Gozzani sfortunato, Quadrelli ed è gol, il palo di Gozzani e l'Eurogol di Quadrelli, davvero il 3-1 dell'A-Team mentre chiama il time out. Davvero qui Gozzani, avevamo sottolineato che non era ancora entrato, invece qui con il suo passo un po' alla Carlo Nervo, diciamo, questa falcata alla Nervo, diciamo, si è inserito bene. E questo può essere un momento decisivo, in quanto comunque aveva avuto un paio di buone occasioni del Lions. Sì, avevano avuto un paio di occasioni, raddoppiano Le distanze, però c'è da dire che Ristori comunque non aveva iniziato benissimo e ha risposto presente in più di un'occasione. Comunque buona prova dei portieri, che dire, qui è il fattore della tecnica, diciamo, si sta decidendo dal punto di vista tecnico più che tattico, diciamo. E qui vedremo la reazione anche emotiva della squadra dei Lions. Vediamo Gatti che prova Gatti, i suoi, sicuramente uomo carismatico, uomo di esperienza, è chiaro, si è messo lì, sta caricando l'ambiente. Comunque vediamo che rincuora, che manca gol, dice sì dai, va bene, ora dai su. Hanno dimostrato più volte quest'anno di riuscire a rimettere le partite in carreggiata, anche essendo sotto sul piano del risultato, anche di due reti. Sì, evidentemente una squadra che comunque è compatta, una squadra che regge 50 minuti e passa, diciamo, che non ha bisogno di troppe spiegazioni, voglio dire, arrivati qui con... Da tempo la palla esce addirittura dal campo, come dire, la palla va fuori in tutti i sensi, una curiosità di questo siparietto, diciamo. Frattempo palla rimessa in gioco da Manca,
e qui c'era un'indecisione, qui è bravo il numero 9 Grassi, comunque si vede il suo apporto difensivo, il difensivismo di Grassi. Vediamo qui Ricci che prova a impostare ma troppo fine a se stesso, impostazione del numero 5. E qui si era chiusa con un buon rombo i team, infatti sì, sì. I Lions ci hanno sbattuto contro, diciamo. Eh sì. Da tempo lancio lungo e attenzione questo intervento. Attenzione nel frattempo Ristori e Quadrelli si richiamano, evidentemente è stato un malinteso tra i due nonostante il salvataggio quasi acrobatico. Quasi da più che da calciatore, da Thai box, da arti marziali, diciamo, sembrava quasi un lottatore di Tekken che non un giocatore di calcetto. Intanto qui abbiamo visto anche uomo aggiunto, palla al piede, portiere Giacomo Ristori. Sì, grande tranquillità nella gestione. Attenzione Quadrelli che sembra quasi un giocatore quasi di Ollie e Benji, sembra quasi per questo estro quasi fantastico, sembra un giocatore non appartenente a questa realtà, sembra uno di un altro pianeta, dal punto di vista delle giocate, uno di un altro pianeta, infatti, cioè, sembra quasi venuto fuori da Ollie e Benji, diciamo. Intanto abbiamo visto in questo momento l'agonismo di Vitaloni. Sì. A probabilmente fermare un uomo sulla ripartenza in contropiede rischiando anche qualcosa sul piano disciplinare però comunque, e poi dopo recuperare un pallone Sicuramente Vitaloni è un giocatore che sia dietro che davanti può dare molto apporto, comunque è un giocatore duttile, diciamo, non sarà estroso come Quadrelli ma sicuramente ha un grande apporto in questa squadra, devo dire molto funzionale alle geometrie della squadra. Frattempo manca, non riesce a controllare un pallone Quadrelli, prova a impostare e cerca appoggi. Intanto cerca appoggi. Mi devo correggere perché Vitaloni non ha rischiato la sanzione disciplinare ma l'ha subita, infatti è stato ammonito dal signor dell'amico. Meno un po' da tempo Deda, l'imprevedibile Deda ci prova un lancio lungo ma non siamo 11 qui, come si suol dire in questi casi, il campo è piccolo. Da tempo Quadrelli, il suo passo sul punteggio di 3-1 per la squadra di casa tempo. Vitaloni prova a fare da quasi da ruspa, diciamo, mentre manca gol, vedi, ha visto e c'è un fallo grosso, e qui c'è un fallo, attenzione, qui si attaccano qui, attenzione, momenti di tensione, attenzione. Intanto qui ammonito, secondo giallo nel giro di pochi minuti. Secondo giallo e quindi finisce e la partita. Un'altra svolta perché finisce la partita di Vitaloni. Intanto dobbiamo ricordare che il regolamento prevede 2 minuti in cui la squadra degli A-Team dovrà giocare in 4 uomini. A meno che non prenda gol, esatto, se prende vediamo, insomma, fattore importante, l'espulsione di Vitaloni che comunque viene rincuorato adesso, vediamo Bolzani che gli dà il 5, vediamo insomma, comunque nonostante l'errore, comunque è giusto anche rincuorare il ragazzo che alla fine, voglio dire, ci sta, sei a giocare, ci sta un'espulsione. Sarà da valutare come se la giocherà The Lions, se tenterà l'assalto per 2 minuti o se tenterà una gestione della palla per arrivare al tiro nella miglior condizione possibile. Sì, sicuramente fare un gol, qui deve giocare con le unghie e con i denti. Cioè, qui tutti in barriera, praticamente tutti gli uomini sul campo. In barriera, vediamo, si coprono, tento Ristori, manca! E poi c'è una deviazione, riapre il match. La deviazione, nel frattempo entra Episcopo sul 3-2. Da tempo si azzera l'inferiorità numerica, vediamo Ristori a colloquio con la tifoseria, vediamo che si spiega, insomma, con un tifoso che aveva chiesto informazioni sull'andamento. Tempo Quadrelli ci prova, Quadrelli serve il tuo spunto, serve il vostro spunto, anzi per questa finale, come servono i gol di Manca. Punteggio di 3-2, si apre questo match. Match molto tattico che ha visto tante individualità, visto però un po' così, sembra quasi una finale di Champions League. Devo dire ovvero la finale di sabato scorso,
devo dire, non una brutta prestazione di Hardik, ma non si è ancora acceso come mi aspettavo. No, diciamo, è un giocatore che sì, è partito forte, però si è un po' spento, diciamo. Però se nel calcetto basta davvero un poco alla fine per accendersi, vedi la partita di prima e vedi l'accelerata, i due minuti di Gatti che potevano regalare un altro risultato. Nel tempo Quadrelli, attenzione, vero importante di Grassi, davvero vero importante, ha visto il compagno che ha aperto le gambe in modo da farsela passare sotto. Attenzione, sospetto fallo da parte, Quadrelli a terra, ma non è fallo, si rialza, guarda l'arbitro, ma non è fallo. Giudica la caduta un po' facile, diciamo, ha forse cercato il fallo, nel frattempo Ristori è posizionato e rilancia, ottimo rilancio di Ristori, ed è infatti un fallo di Quadrelli. E qui vedremo un altro giallo, fallo Quadrelli, il fallo è stato fatto dall'altro numero 11, Ardit Deda, 11 su 11, nel frattempo a colloquio Bomber manca con Ristori, evidentemente si spiegano, voglio dire, due uomini di calcio a 5, nel frattempo c'è una punizione importante, vediamo Quadrelli, deve avere preso un botto, lo vediamo a terra, speriamo non sia nulla di grave a questi punti. Frattempo... E intanto c'è da dire anche rispetto alla partita di prima, una partita un po' più aggressiva sul piano, sì, diciamo, sicuramente dell'intensità, sì, e della, intensità dei contrasti, molto, sì, in sì, questo caso molto più fisica, sembra quasi, se possiamo paragonare, diciamo che quella di prima era stata un po' un gioco spagnolo, questo sembra un po' più un calcio inglese, se devo dire, sembra un po' il calcio inglese, ecco, la Premier League. Qui Deda comunque spende un buon giallo. Sì, però a livello tattico, in quanto gol, esatto, ci sta, devo dire. Rischiava di trovarsi tutto per tutto, sì, ragazzi. Nel frattempo ci prova Quadrelli, la botta. Ancora Grassi per Quadrelli, ancora è il 21 e la deviazione lo mura il numero 5 Ricci. Tempo ancora, puntazione verso Ristori e qui tocco fino di Ristori che pur sul pressing era tranquillo. Grande rischio in questo caso di Quadrelli Nicolò, non credo che sia il caso di spingersi ad un dribbling da ultimo uomo. No, sicuramente no, mai dribblare da ultimo uomo, bisogna giocarla, limite buttarla fuori, è rischioso per quanto magari il tuo avversario possa essere anche peggio di te tecnicamente, non bisogna rischiare lo stesso, magari se la perdi è gol. Attenzione, la chiusura di Manca, uomo che torna in difesa, è tornato Manca, davvero un uomo a tutto campo, devo dire, sì. Attenzione, palla per Episcopo, il gioco di Episcopo verso Quadrelli, inizia da capo, dice di non rischiare, a puntare l'uomo, ancora Episcopo con la sua corsa, che in questo caso sta facendo il pivot, sta facendo un pivot, diciamo, con la sua, anziché giocare sul filo sembrerebbe giocare più sulla corsa, diciamo un centravanti contropiedista, diciamo, come si può dire. Nel frattempo Quadrelli ci prova, vediamo di chi sarà la rimessa, alzano le braccia tutti, ma rimessa in favore dei team, sembrerebbe brutto pallone di Episcopo, manca Bomber, manca la pareggia, ma... non se ne fa scappare una, ma un errore grossolano di Episcopo, un errore grossolano e manca, fa sentire il suo apporto, vediamo, manca c'è il punteggio di 3-3. Attenzione Quadrelli, davvero Episcopo che vuole riprendersi, infatti c'è un ottimo pallone a Quadrelli che però viene chiuso dal numero 11 Deda, che ora riparte Ardit, Deda, attenzione Deda, l'imprevedibile Deda, un nuovo chiamato imprevedibile, nel frattempo Ricci spazza senza mezze misure, manca a terra, vediamo, forse un contrasto, diciamo, non ho ben visto cosa sia successo, non si è ben comunque visto, perché col fatto che la palla era anche lontana non si è capito bene, vediamo, si spiega il signor dell'amico, uno dei giocatori, ma no, con la testa sembra preoccupato, sì, evidentemente i giocatori intorno a lui. Si
si tocca l'inguine, sembrerebbe toccarsi l'inguine, sembrerebbe un sospetto stiramento, direi, comunque vediamo, si tocca un problema muscolare, però manca, diciamo, non ci voleva questa ai fini dello spettacolo, sia per i Lions sia per lo spettacolo, per la partita. Mancano 5 minuti al termine, nel frattempo rischiamo ancora un tempo supplementare e sarebbe la terza finale giocata sì, supplementari quest'anno. Incredibile. Nel frattempo Quadrelli ci prova, 5 minuti alla fine, esce Manca sconsolato davvero. Nel frattempo la lotta di Quadrelli davvero non ci voleva, uno devo dire si quasi lascia il campo da eroe, diciamo, dopo aver segnato un gol, aver riportato i suoi, lascia, però sai, ha comunque lasciato, non per causa sua, ma boh. Vediamo nel frattempo, occhio ai falli, dice Gatti, quindi evidentemente devono stare attenti a non subire, devono stare molto ma molto attenti. Nel frattempo vediamo la posizione della barriera di Gatti, mette un uomo, nel frattempo schema Quadrelli, sembrerebbe Quadrelli a Quadrelli, diciamo. Ora loro provano a impostare mentre si fa la sostanza di Episcopo e Gozzani, davvero Gozzani il protagonista sul gol del 3-1 col suo palo che ha poi innescato la rete di Quadrelli. E vediamo come sia Deda il giocatore designato a sostituire Manca. Eh sì, ci vuole comunque attaccante centrale, è un giocatore imprevedibile, sì, non è proprio il bomber di razza, ma è quello che ha forse il tocco per fare la differenza, seppur in maniera diversa. Tempo Episcopo, tempo Quadrelli, ancora Episcopo, la sua corsa per un Gozzani che effettivamente sì, è quello che fa di un po' meno entrato in partita, se vogliamo dire, pur avendo fatto una gara dignitosa, diciamo, cosa è quello che è mancato di più, diciamo. E i Lions mi sembra che si siano messi lì ad aspettare gli A-Team senza fretta, aspettando sì, il momento giusto per colpire il contropiede, mentre gli A-Team gestiscono la palla. Sì, evidentemente una gara pressing qui, attenzione, difficoltà studiata. Nel frattempo Episcopo sbaglia anche lui, diciamo, oltre al grossolano errore, quindi una mal gestione della palla. Nel frattempo Quadrelli, incredibile, Quadrelli lo salta e non ci credo, Quadrelli con il tocco alla Larsson, Henrik Larsson Quadrelli, diciamo che mi ha ricordato molto Henrik Larsson, se devo dire la cosa. Vediamo, va alla rete a salutare i compagni, 5 del portiere, davvero un giocatore diciamo un po' folle, diciamo, però che alla fine è amato per la sua follia. Mi ha ricordato Henrik Larsson, che è un giocatore che apprezzo molto, ho apprezzato durante il corso della sua carriera calcistica, diciamo. Cioè, manca poco, Pandev, il macedone Pandev trova ristori. Ristori anche lui, davvero il gol che non ti aspetti, una partita che si stava assestando, anche lì c'è un errore grossolano, Quadrelli come un serpente sinistro, tac, la puntata. Mentre i Lions sembrano optare in questo momento per un pressing alto, sì, costretti sì, dal poco tempo a disposizione. Poco tempo, svantaggio, lì c'è da pressare, poco da dire, insomma. Nel frattempo Quadrelli perde un brutto pallone, ma Pandev la sbaglia, come dire, Caneschi detto Pandev, conosciuto meglio come Pandev nei calcetti, perde un brutto pallone. Nel frattempo c'è un po' la follia dei Quadrelli, diciamo, di tanto Quadrelli in fase difensiva non è proprio il miglior giocatore, pur essendo un grande giocatore dal punto di vista offensivo, non lo è altrettanto difensivamente, diciamo. Qui recuperano palla i Lions, palla, sembrano mentre avere un po' di difficoltà sì, dei team a reagire a questo pressing alto. Sì, sì, più che altro devo dire che i Lions per la sfortuna si sono compattati con il gol subito a poco dalla fine, l'infortunio di Bomber Manca, che sicuramente è un grande assente, voglio dire, il Bomber che recupera la sua squadra, la fa ribaltare, attenzione, si toglie la casacca, forse vuole provare, forse ha capito che
vuole rischiare come un guerriero rischierebbe, per la sua amata, evidentemente così. Nel frattempo Gatti ci prova, portiere di movimento, Gatti in posta, il tutto per tutto, Gatti che nel frattempo rientra al suo posto, attenzione il tocco del macedone, Gozzani, attenzione, si guadagna la rimessa laterale, Quadrelli, diciamo d'esperienza se vogliamo dire, mentre mancano 2 minuti alla fine, il signor dell'amico dice che mancano 2 minuti. Buttala via! No, non buttala! Attenzione, gestione, diciamo, entrambi hanno dato, cioè, giocatori che si scontrano su cosa fare la palla. Attenzione Quadrelli, ci prova la mina vagante, incredibile Quadrelli, ma incredibile, cioè Quadrelli, diciamo, come riesce a sbloccare la partita. Cioè magari il numero 21 Quadrelli Nicolò sarà più completo, però secondo me come riesce a spaccarla il numero 11 Alessandro poco, cioè se questo migliora difensivamente sarà un giocatore importante per il calcio a 5 che conta, a mio avviso. Sono assolutamente d'accordo, cioè potrebbe grande intensità, grande velocità, sì, velocità difficile, veramente difficile da marcare, sì, se migliora in fase difensiva quello può giocare tranquillamente in FIGC, a mio avviso. Attenzione, frattempo l'impostazione, attenzione Episcopo, la falcata e trova il muro di Gatti, ancora preciso e puntuale, mentre manca davvero poco in tutti i sensi. Attenzione, Bomber manca, è rientrato Bomber manca, ma è sconsolato, davvero un guerriero. Attenzione, qui una giocata sbagliata di Quadrelli, lo sottolineavamo sul pressing, qui davvero gestione palla, brutto pallone perso dai Quadrelli, Bomber manca è solo, il palo lì è davvero sfortunato, qui sfortunatissimo Bomber manca, un palo a tu per tu, in condizioni fisiche non ottimali, si lamentano, partita che si accende, ritmi alti. Frattempo sì, c'è la, sono lamentele da parte dei giocatori, prova a chiedere calma dell'amico, davvero, ecco Quadrelli, davvero giocoliere, davvero olio. E quindi la tira, qui c'è stato un fallo di reazione da parte di Quadrelli, finisce qui, si attaccano, attenzione, finisce tra le liti, diciamo, vediamo questo faccia a faccia per un fallo di reazione, qui c'è un faccia a faccia per un fallo di reazione. Attenzione, qui placaggia addirittura, sembra un incontro di wrestling, sembra, vediamo, non si capisce. E questo è quello che non vorremmo mai vedere. Eh sì, il fallo di reazione, cioè magari ci sta anche un fallo o un controfallo, però un momento non ci sta magari questa. Davvero i complimenti, la gioia comunque, al di là di questa brutta scena comunque.